Un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, siamo qui con Giulia Ercolessi in occasione di questa tavola rotonda organizzata dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, il cui tema è l'Europa di oggi e domani. E il dibattito è proprio di grande attualità perché ieri, sabato 30 gennaio, il Presidente del Consiglio italiano si è recato a Ventotene e ha fatto un discorso riprendendo un po' lo spirito di Altiero Spinelli, ha fatto visita anche addirittura al carcere di Santo Stefano dove era stato rinchiuso Sandro Pertini. E noi vogliamo essere sul pezzo, come si dice, e quindi discuteremo intorno a questo tavolo delle prospettive dell'Europa e forse di una proposta auspicabile di rinascita e di rigenerazione di un progetto, di un sogno per gli Stati Uniti d'Europa. E allora ecco, non una domanda ma una riflessione da parte di Giulia Ercolessi. Ma non è che siano tempi veramente molto propizi per dei federalisti europei come noi, perché in tutta Europa si sta considerando i processi di integrazione europea non già come una difesa, bensì come un abbandono a quelle logiche di percepito spossessamento democratico che sono indotte dalla globalizzazione. La globalizzazione probabilmente è il fenomeno grazie al quale abbiamo 1 miliardo di persone che muoiono di fame in meno rispetto a qualche decennio fa, e l'interdipendenza che crea consente evitare il rischio di guerre anche quando una nuova superpotenza si affaccia alla ribalta della storia, cosa che non era mai successa in precedenza, ma certamente diminuisce la possibilità di autodeterminazione democratica all'interno degli antichi stati nazioni europei che ormai contano come il 2 di picche. C'è in Cina un posto che si chiama Chongqing e di cui la stragrande maggioranza dei nostri concittadini europei ignora perfino il nome, anche se ha avuto un certo ruolo nella storia della Cina contemporanea, che è una città di 30 milioni di abitanti, non più sottosviluppata ma in grande sviluppo tecnologico e industriale. 30 milioni di abitanti significa la metà degli abitanti di paesi come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, il 40% della Germania e 3/4 della Spagna. Che gli antichi stati-nazione europei, carichi della loro storia così pomposamente sempre ricordata, possano competere con un paese in cui una sola città vale o varrà presto o tardi quanto metà di questi fra i più grandi stati europei è patetico. Quindi se gli europei vogliono riacquistare qualche capacità di autodeterminazione democratica, sembrerebbe ovvio che la dimensione continentale sia la minima necessaria per avere una voce nel mondo globale. Per essere realistici, ma questa prospettiva federalista europea è un'ipotesi praticabile o siamo nel campo dell'illusione? Io credo che sia non solo praticabile, ma necessaria se non vogliamo sostanzialmente cadere nella irrilevanza assoluta. Il problema è che qualche volta le società che non rispondano a delle sfide, lo storico britannico Arnold Toynbee diceva che le società, le grandi civiltà della storia si trovano spesso di fronte a delle sfide e dalla risposta che sono in grado di dare a queste sfide dipende la loro sopravvivenza. Credo che siamo arrivati a questo, credo anche che il grosso problema che riguarda tutte le democrazie occidentali, l'Italia è un caso limite da questo punto di vista, ma come spesso dico ai miei amici non italiani, guardate che l'Italia viene spesso percepita come un caso di arretratezza, ma spesso purtroppo, come già 90 anni fa, si rivela l'avanguardia di una regressione comune. E questo populismo che sta diventando senso comune, io credo che ormai in Italia si sta affermando il partito unico populista italiano, PUPI, che comprende due correnti hard che sono Salvini e Grillo,
una corrente soft che è quella di Renzi, che ieri è andato a Ventotene e il giorno prima faceva delle battutacce alla Salvini contro l'Europa, non soltanto contro la Merkel o questa, quella politica di questo o quel paese europeo, e poi abbiamo una corrente originaria che è quella di Berlusconi, che alla fine è quello che ha dato l'impronta all'intero sistema politico italiano, così profondamente che gli altri non si rendono neppure conto che per moltissime cose, a cominciare direi dalle riforme istituzionali, ma anche a quel che dicono sull'Europa, è da là che traggono le loro, è la stessa idea di democrazia, insomma, eleggere un capataz e dargli le chiavi, sono tutte cose che sono, non fanno funzionare la democrazia liberale. La democrazia liberale funziona se c'è una cittadinanza consapevole e se c'è una classe dirigente, intesa in senso lato, politica, economica, accademica, dei media, eccetera, eccetera, che riesce a rappresentare in qualche modo i valori fondanti delle nostre democrazie liberali. Un'ultima domanda importante secondo me. Immaginiamo che lei si trovasse oggi, no, al confine all'isola di Ventotene e dovesse lanciare un messaggio dentro la bottiglia ai ragazzi, agli studenti di oggi, ai ragazzi europei, non solo italiani. Che cosa scriverebbe in questo messaggio? Se fossi al confino credo che potrei fare ben poco, già così possiamo fare ben poco, perché purtroppo in Italia più che altrove c'è una tale interconnessione fra la politica e i media che è molto difficile riuscire a far passare messaggi che non siano mere chiose, tipicamente dei Twitter, 140 caratteri. Consentono soltanto di fare delle chiose a un discorso prevalente, non consentono, come sarebbe assolutamente necessario fare, di riproporre, con motivazioni oggi diverse evidentemente da quelle di 70 anni fa, le ragioni dell'unificazione europea. Oggi non si può andare a dire ai giovani di oggi che dobbiamo fare l'unificazione europea perché in questo modo impediremo a Francia e Germania di farsi la guerra fra loro, perché questo farebbe a torto a ragione ridere i polli, tanto più che non esiste più nessuna consapevolezza della dimensione diacronica della nostra identità politica, etico-politica, sociale ed economica. La dimensione storica che era così importante ai tempi di Spinelli oggi è tutto sommato patrimonio di pochi. Io direi basta così, tanto chi vorrà comunque avrà poi la possibilità di recuperare la tavola rotonda. Ringraziamo Giulio Ercolessi e grazie a Liberi.tv e a Gianni Colacione. Grazie a voi.